nostro terzo incontro di Once Upon a Time. Con me vedete il mio fantastico ufficio stampa, Fiorenza Gherardi De Candei. Ciao, ciao a tutti. In alto vedete uno dei nostri ospiti, l'altro ospite sta per arrivare. Speriamo arrivi presto e accenda tutte le luci. Avrà tutto. Allora, prima di cominciare volevo ricordarvi alcune cose. Volevo ringraziare intanto il pubblico che sempre affettuosamente ci segue. Ci seguono amici da New York, da Boston, da Texas, dalla California, dalla Spagna, dal Canada, dappertutto. Siamo molto felici di questo. Mi raccomando, fateci vedere la vostra presenza, fateci vedere che ci siete, mettete like, fateci commenti, fate domande ai nostri ospiti. Ecco, ci siamo. Allora, ospiti della nostra puntata oggi sono due uomini con i quali io mi pregio, non glielo ho mai detto, allora non l'ho mai detto, perché forse non c'è mai stato il tempo, forse perché magari le cose così emotive d'affetto non si dicono, non c'è tempo, però io mi pregio di lavorare con questi due uomini. Sono due uomini di grande cultura e di grande intelletta e onestà intellettuale. Allora, cominciamo col primo. Lui è un giornalista, sceneggiatore e scrittore italiano e politico, presidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana. Con Monica Zappelli e Marco Tullio Giordana ha curato la sceneggiatura del film I 100 passi, che racconta la vita e l'omicidio di Peppino Impastato, vincendo nel 2000 il premio Sella per la migliore sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia e nel 2001 il Davide di Donatello per la migliore sceneggiatura ed Il Nastro d'Argento alla migliore sceneggiatura. Ha collaborato con il Corriere della Sera, Il Mattino, L'Espresso, L'Europeo, Avvenimenti e la RAI, in Italia e all'estero. Nel 91 è autore del libro La Mafia Comanda a Catania, 1960-1991, con prefazione di Nando Dalla Chiesa, ed ha vinto il premio Europa, assegnato al migliore giornalista del mese per i suoi reportage sugli scontri a Mogadiscio e sulla fuga di Siad Barre dalla Somalia. Ha curato la sceneggiatura della fiction Il capo dei capi sul boss mafioso Totò Riina, andato in onda nel 2007. Nel maggio del 2009 l'Economist, attraverso il suo settimanale European Voice, lo ha eletto eurodeputato dell'anno per il lavoro svolto come relatore nella commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulle extraordinary renditions della CIA nella lotta al terrorismo internazionale. Tra saggi, romanzi, sceneggiature per cinema, TV e teatro ha scritto decine di titoli: Nel nome del padre, Il mio nome è Caino, La notte in cui Victor non cantò, Il giuramento, I 100 passi, Il capo dei capi, Il clan dei camorristi, Non è mai troppo tardi, Le mani dentro la città, Prima che la notte. Per il teatro, I fiori di Bogotà, Il mio nome è Caino, Di storia, Studio drammatico, Gli anni del processo in morte di Giuseppe Fava, Il volo, Lavori in corsi, 92, Il giuramento. Signori e signori, è un onore per me avere qui Claudio Fava. Ciao Claudio! Qui si fa per dire, ciao Fiorenza, ciao Cettina. Qui non sarebbe si bello spera. Essere lì. Come? Invece, sarebbe bello essere lì, non qui così, di spirito. Sembra che tu ti trovi in un posto molto bello invece. Campagna. Molto San Casciano dei Bagni con i miei figli, sì. Evaso finalmente dal lockdown, yes. E quindi diciamo è questo il primo respiro di libertà, senza vedere panorami siciliani, dopo aver trascorso 3 mesi, 20 metri quadri a Catania, credo di aver scontato tutti i miei peccati, merito il paradiso. Sento una voce fuori campo, Allora... Io dovrei diciamo presentare il nostro secondo ospite, che non so se arriverà, vediamo se arriva nel frattempo mentre io lo presento. Tanto arriva allora, sempre in ritardo, lui è classico, cioè, ovviamente è sempre in ritardo, questo mi rinfaccerà per tutta la vita, perché dice che io sono quella che arriva sempre in ritardo. Allora, lui è un attore di cinema, di teatro, di televisione, è uno sceneggiatore italiano ovviamente ed è anche un regista di teatro. Allora,
Lo trovate in 97 film tra cinema e TV, se consideriamo soltanto la cinema e il TV. Se invece consideriamo anche i cortometraggi e i radiodrammi, parliamo di oltre 100 titoli. Tra questi ne menzioniamo alcuni: I 100 passi di Marco Tullio Giordana, L'uomo in più di Paolo Sorrentino, Mio fratello e figlio unico di Daniele Lucchetti, Boris di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo, To Rome with Love di Woody Allen, La mafia uccide solo d'estate di Beef, La trattativa di Sabina Guzzanti, Quo vado di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. Per la TV, La squadra, Paolo Borsellino, Distretto di polizia, Ris, Delitti imperfetti, Don Matteo, Boris, Squadra antimafia. 43 regie teatrali, regista di un documentario per il cinema, La prova, che non è altro che l'insieme di tutte le ore di prove fatte per l'Amleto di Shakespeare, per il quale lui è stato regista a teatro e poi messo su pellicola e fatto documentario per il cinema. 3 libri editi da Sellerio con Piano e Fazzi. Adesso anche attore di teatro, e sembra che questa cosa gli piaccia, e anche tanto, e tante sorprese che non vogliamo ancora svelare. Signore e signori, Ninni Bruschetta! Vediamo dov'è, vediamo dov'è. Devo dire una cosa, devo dire una cosa per gli ascoltatori. Celtina Donato è una pianista spettacolare, non la giudicate come presentatrice, non dovete essere così cattivi, non è giusto. Per fortuna spero di non fare la presentatrice se un giorno fallirò come musicista, però non si può mai sapere. Io intanto faccio un po' di praticantato, diciamo così. E a proposito di praticantato, volevo dirvi che vorrei tanto ringraziare una mia carissima amica. Io mi trovo nello studio legale dell'avvocato Antonella Russo, che mi dà il suo studio per fare queste connessioni su Facebook, perché a casa mia, scusate, non c'ho la fibra e quindi la linea salterebbe. Quindi grazie Antonella Russo per di darmi la disponibilità del tuo studio legale. Bene, allora cominciamo con le nostre domande. Con chi comincio? Con Claudio. È il più grande, è il più grande, quindi è logico, il più vecchio. I capiti bianchi ce l'hai tu, per cui non capisco. Non li vedi, scusami. Dobbiamo andare su elementi fisionomici. Sì. Me li puoi indicare i capelli bianchi? Quei riflessi, ma te li sei tinti. I numeri, devi dire, li hai visti? Un complesso, diciamo così, platinato, sa di antico. Ma sono belli i capelli antichi, eh? Nel senso del tempo, insomma. Sono matura. Cioè, toccano questi qui, pazienza. Siamo ancora allora, vediamo i primi commenti che stanno arrivando. Anna Maria che ci saluta, ciao cara, ciao Anna Maria. Fausto Bruccoleri, ciao Fausto. Ma li leggi tutti? Anche stasera roba seria. Ciao Cettina, buonasera Fiorenza. Sempre cose serie. Si scherza, ci si diverte, ma sempre cose serie. Allora, cominciamo con Claudio. Claudio, raccontaci una storia che tu ritieni essere stata importante per la tua carriera professionale. Allora, riveliamo, diciamo, un backstage. Questa domanda Cettina me l'ha anticipata 10 minuti fa, e da 10 minuti che, diciamo, in apneo cerco di capire quale può essere la storia importante che ha segnato la mia vita. Allora, più che una storia, io penso che una cosa importante, o penso, diciamo, live, in diretta, sia stato andarmene dalla Sicilia a un certo punto. Perché, come tu sai, che tu sei un po' siciliano, mi pare, sì, giusto? E certamente anche Bruschetti. Noi siciliani siamo convinti di essere quello che era la stazione di Perpignan per Dalì. Dalì fece questo quadro disegnando un vagone che, diciamo, sfondava la tela, e il titolo di questo dipinto è La stazione di Perpignan. E Dalì diceva: la stazione di Perpignan è il centro del mondo. Poi tutto il resto in questo quadro era una serie di orbite concentriche attorno alla stazione di Perpignan. Per noi la Sicilia è quello che era questa stazione per Dalì, il centro del mondo. E poi, come Tolomeo, immaginiamo che tutto il resto si muova per archi, cicli, circonferenze. E fino a quando un giorno, diciamo, avevo una 30 anni, qualcuno in meno, me ne sono andato dalla Sicilia a fare il mio mestiere di giornalista, e ho scoperto che esisteva un altro tempo, un altro mondo,
altre storie che ti costringevano a pensare che la tua storia, la tua vicenda, i tuoi luoghi, il tuo mondo, il tuo orizzonte non era il centro dell'universo. Ed è stata una cosa fantastica, come tornare a nascere e come al tempo stesso sentirsi spettatore, cioè avere uno sguardo che improvvisamente deve andare a scoprire, a perlustrare, uno sguardo che viaggia, a prescindere da te. Noi siamo figli di una terra in cui sino a 40 anni, 50 anni lo sguardo non va oltre la gonna della mamma, la cucina, i baffi del padre. Improvvisamente scopri che c'è il mare aperto, no? Che devi navigare, no? Cioè, come racconta Calafis nella sua poesia più bella, che non mi ricordo né arrivare, né a viaggiare, però devi metterti, devi alzare l'ancora, uscire dal porto, cercare altri luoghi. Ecco, penso che quello mi abbia cambiato davvero, perché poi quando sono tornato, ho continuato a viaggiare molto, ma è come se avessi recuperato un relativismo geografico e umano che poi ti permette anche di fare quello che ho fatto io. Non puoi fare lo scrittore, puoi scrivere sceneggiature o pièce teatrali se parti da te e arrivi a te stesso, perché diciamo diventa un circuito troppo stretto, troppo magro di effetti e di emozioni e di sentimenti. Questa viaggio in mare aperto è la cosa che alla fine mi ha permesso poi di cominciare a fare la scrittura anche un altro strumento di viaggio, di navigazione, e poi le cose della vita finisci per tornare al punto di partenza e lavori come un messinese. Dice, allora che cosa è servito andare in giro per il mondo? È servito, diciamo, a capire tutto quello che sta tra Catania e Messina. Dentro c'è un mondo che vive di latitudine e longitudine, nonostante i 90 km che ci separano. Grazie Claudio, grazie. Adesso ascoltiamo qui che cosa ci dice. Allora, intanto come lo chiamiamo? Credo. Duccio, come lo chiamate? Esatto. Sono tutti pazzi di Duccio, ragazzi. Credo che siano 75 chilometri tra Messina e Catania, anzi 74 di autostrada, se non vado errato, però questo è da casella a casella. Ma io mi faccio la nazionale così mi guardo il mare. Esatto. Devo rispondere alla stessa domanda? Sì. Mi è piaciuto sentire questa cosa di Claudio, che chiaramente condivido totalmente, perché è una necessità quella di andare via anche dal luogo in generale in cui si nasce, o comunque spostarsi e guardarsi e guardare bene le cose da un altro punto di vista. Però è curioso, perché quando si pensa a uno snodo della propria vita, sia professionale che umana, si immagina appunto un titolo, una cosa che hai fatto, un progetto, eccetera. Invece il fatto che Claudio abbia spostato questa attenzione su una scelta completamente diversa, una scelta personale completamente diversa e motivata da un'altra cosa, mi ha ricordato che in effetti, prima ancora, perché altrimenti avrei detto diciamo che i due passaggi della mia vita, quelli che hanno cambiato veramente il mio lavoro, che c'è Claudio davanti, sono stati Boris, dal punto di vista cinematografico, e l'incontro con Claudio dal punto di vista teatrale, perché hanno cambiato delle cose, hanno cambiato ovviamente dei dettagli, però li hanno cambiati in un certo modo, ovvero Boris ha cambiato, diciamo, è stato il primo progetto a cui io ho partecipato solo perché sono stato chiamato dopo un regolare provino, a cui ho aderito integralmente, cioè il primo progetto non mio che rispecchiava tutto il mio pensiero su quel genere di lavoro, dall'idea produttiva fino all'ultima inquadratura. Mentre l'incontro con Claudio, quindi al di là anche dei grandi film che ho avuto la fortuna di fare, che Cettina prima citava, tra cui anche 100 passi, tipo di più, eccetera. Però quello è un passaggio chiave da questo punto di vista. L'incontro con Claudio invece
mentre avrei potuto dire magari che il Giulio Cesare di Shakespeare oppure fare Amleto sono dei passaggi della vita di un regista importantissimi, in realtà l'incontro con Claudio ha cambiato il mio atteggiamento nei confronti del teatro, certificando una cosa che io avevo precedentemente teorizzato in un libro, cioè che il teatro è sempre civile, però mettere in scena un autore contemporaneo che ha lo spessore politico e sociale del pensiero di Claudio ovviamente cambia le carte in tavola e le cambia anche quando poi vai a fare i classici. Quindi questi sono due passaggi molto importanti. Però quello che corrisponde invece al viaggio di Claudio, alla fuga di Claudio dalla Sicilia, è stato un incontro del tutto fortuito e che buffo come è avvenuto, perché all'inizio del mio lavoro, della mia carriera, io volevo lasciare l'università, non mi interessava fare l'avvocato, e quindi sono entrato in una piccola compagnia teatrale, poi sono andato a Bolzano a fare l'aiuto regista, a un certo punto sono tornato a uno spettacolo di Beckett a 21 anni. E in quel periodo tormentavo i dirigenti del comitato Taormina, perché volevo fare uno spettacolo a Taormina. Ovviamente non se ne parlava neanche, c'era un ragazzo di 21 anni, tipo non fare il regista a Taormina neanche sotto tortura. Ma io li tormentavo veramente, cioè quasi ogni giorno andavo a trovarli, perché veramente c'era quella necessità che c'è da giorno. A un certo punto l'allora presidente del comitato, che era un ex sindaco di Messina, giovanissimo, quindi aveva 37 anni, volevo consigliare, per togliermi dai piedi, perché non mi sopportava più, mi disse: ti faccio fare una cosa. E mi fece organizzare un convegno su Shakespeare, di cui io curavo soltanto l'organizzazione, di cui il direttore scientifico era niente poco di meno che Alessandro Servieri. La cosa incredibile è che questo convegno ebbe un successo spaventoso e durò per 7 anni. Quindi, oltre ad essere diventato io, non si poteva permettere di andare a parlare a dormire, a lasciare la macchina nel parcheggio dei grandi alberghi dove ospitavo gli ospiti del convegno, ho avuto la possibilità in 7 anni di conoscere praticamente una parte importantissima ed elevatissima culturalmente del teatro internazionale e di tutti i grandi studiosi di Shakespeare. Pensate, concludo, che a un certo punto del primo anno mi telefonò il professore Servieri e mi disse: senti, ti devi fare una cortesia, devi telefonare a un ragazzo londinese, inglese, non londinese, che ha scritto un testo delizioso, non è proprio, cioè non è che sia una cosa su Amleto, cioè che è una traduzione di Amleto, oppure io mi aspettavo che riguardasse direttamente Shakespeare. Dice: no, è una riflessione che si intitola Rosencrantz e Guildenstern sono morti. E quindi io a 21 anni telefonai a casa di questo braciolettone, poi che lo vidi, che era altissimo, che era Tom Stoppard, perché da lì a poco sarebbe diventato forse uno degli autori più importanti che abbiamo al mondo in questo momento, oltre che Leone d'Oro a Venezia con Rosencrantz e Guildenstern sono morti, che tra l'altro fu il film che lanciò il libro. Ah, bellissimo, bellissimo. Allora, grazie. Prego. Allora, qui ci sono i primi commenti. Allora, Ninni non ha bisogno di presentazione, è un grande interprete, è un trasformista, ma principalmente è lui una mina di arte vagante. Mi piace e mi affascina. Cono, grazie, Cono. Alfredo Reni, qualcuno dica a Ninni che i Barbieri hanno riaperto. Ma guarda, cioè, lui, sapete che Alfredo Reni è un grande DJ messinese. Ciao, è giornalista che è, secondo me è il più bravo a scrivere messaggini e messaggi su Facebook forse al mondo, cioè io mi incanto a leggere quello che scrive lui, anche questo messaggio è geniale come tutti gli altri. Rosario Alfano presente, poi Marco Fallanca, quante belle persone, un bacio forte a Nini e Cettina, e c'è anche un grande presidente del quale ieri ho adorato la nota stampa. Ciao Marco, poi tutti spettatori che ci stanno guardando, Teresa Conforti, ciao Cettina, Ninni, complimenti, ci si vede domani alla diretta, ciao Teresa, grazie, da Boston, Chet, ciao Ninni,
Giuseppe Pionetto, un caro saluto a tutti da Rocca di Caprileone, sempre a 70 km da Messina. Un abbraccio Cetti, Serena, da Livorno. Dall'altro lato però. Bene, lo sì, devi dire per chi non conosce. Allora, le altre domande, l'altra domanda che volevo porre a voi due è questa. Voi siete degli uomini, diciamo, siete dei personaggi pubblici, questo non lo possiamo negare, no? Penso che siete gli uomini di mondo. Siete anche degli uomini di mondo, quindi io credo che voi vi sentirete abbastanza soddisfatti di quello che avete fatto in Claudio. Ma io penso una cosa, che secondo me c'è sempre qualcosa che voi vorreste tanto fare, un sogno nel cassetto. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Una cosa ovviamente concretizzabile che si può fare e dipende soltanto da voi. Allora io rispondo quello che ti dirà Nini, se è onesto, ti dirà il mio sogno nel cassetto era cantare a teatro, e l'ha fatto. Se ha coraggio dovrà ammettere che questa è la sua magnifica attesa per le cose che sarebbero accadute. Claudio, io ti ho sempre detto, quanto mi riguarda, ho un'immagine ferma, non so se ci sia anche la qui. Sì, no, noi ti vediamo. Io sono nel cassetto, Cettina. Adesso non vorrei deludervi, ma io sogno da quando sono ragazzino di giocare una partita di pallone da centravanti e segnare il gol che determina l'esito di quella partita, non perché mi intappa la palla su un ginocchio, ma perché la classe, la grazia, l'elevatezza sportiva mi permette di fare quello che io non sono capace di fare. Nel senso, io sono uno scarpato che ha giocato a pallone inseguendo appunto la palla e facendo pochissimi passaggi, perché poi quelli scarsi vengono riconosciuti immediatamente. Uno può essere un finto bravo autore, un finto bravo attore, ma uno scarso a pallone lo becchi subito e non gli passi la palla. Allora, diciamo, io ho questa esigenza, che so, sai quei sogni che non si realizzeranno mai, ma al punto che adesso vi rivelo una cosa buffa. Io ho finito di giocare, tra amici, non so, una quindicina d'anni fa, ho fatto un'ultima partita all'oratorio con un gruppo di coetanei, e l'ultima azione c'era un traversone e io feci una cosa che non avrei mai potuto o dovuto fare. L'ho preso a volo e per quelle congiunzioni astrali l'ho preso come avrebbe potuto fare un altro, per cui sparai una pallonata che andò a infilarsi nell'angolino alto. Io feci un giro di campo urlando di gloria e decisi che avrei smesso di giocare a pallone quel giorno. Per restare con quel rigore, ogni tanto la mattina, quando mi devo affacciare su giornate particolarmente complicate, a occhi semichiusi, mi ricordo e mi rivivo quel traversone e che io lo prendo a volo, l'esatta traiettoria della palla, gol. Ok, adesso mi posso alzare. Insomma, questo. Ma tu sei stato un giocatore di pallanuoto, se non sbaglio, Claudio. Sì, sono stato un buon giocatore di pallanuoto, nazionale giovanile, quella che oggi è la A2, con la squadra di Catania, mi sono un sacco divertito, ho preso un sacco di legnate, non c'ho un dente non scheggiato nella collezione di gomitate che ci siamo dati in quegli anni, ma è una delle cose, ecco, una cosa che mi piace molto, che io ho ricominciato a giocare. Diciamo in una squadra che si chiama over qualcosa, poi qua accanto c'è un numero che sarebbe la cifra, potrebbe essere un over 30, un over 60, lasciamo bene. Abbiamo fatto il campionato italiano master 2 anni fa e siamo arrivati secondi e la finale, l'ultima partita ci ha permesso di arrivare in finale, l'abbiamo vinta ai rigori e l'ultimo rigore l'ho tirato io in Sittai, ho segnato, per cui adesso accanto a quella palla all'incrocio dei pali ogni tanto mi rivedo il rigore che ho tirato invece una partita. Poi un altro sogno potrebbe essere imparare a giocare a tennis e battere in bruschetta, il quale si è prestato con infinita pazienza un giorno a farmi da sparring partner per 2 ore sotto il sole romano, mi ha anche fatto fare qualche punto generosamente,
caspita Claudio, che bella volea, oh, un lungo linea, complimenti. Ovviamente sono un cesso, però devo riconoscere la gentilezza con cui mi ha fatto credere di aver infilato due punti buoni. Allora, qui c'è un commento che non posso esimermi da dire a tutti quanti. La nostra carissima Laura Giacobbe, la nostra regista, la regista de Il mio nome è Caino, testo di Claudio Fava, regia di Laura Giacobbe, protagonista Ninni Bruschetta con le musiche di Cettina. Laura dice: ciao Claudio, mi conforta saperti alla giusta distanza. Perché vede noi forse troppo vicini. Poi Alessandra Barbagallo, che è stata l'aiuto regista di Ninni quando abbiamo fatto Il giuramento, testo di Claudio Fava per il Teatro Stabile di Catania. Alessandra Barbagallo che dice: un abbraccio virtuale e il giuramento di darlo al più presto dal vivo. Allora, in riferimento alla partita di cui parlavi tu poco fa, Giuseppe Lionetto dice: forza, organizziamo sta partita dopo il 25 giugno. Giovanni Giacoppo, ciao Giovanni, buonasera a tutti. Vedendo la trasmissione riflettevo come in questo momento si abbia ancora più necessità di persone come voi, grazie. Un cultore della legalità che in realtà è un artista di livello assoluto e animo dolcissimo, naturalmente, mi riferisco a Cettina, grazie. Ed un artista rivoluzionario, naturalmente, è Ninni che vorrebbe sempre fare la rivoluzione. Questa è la cultura che mi piace e nella quale mi ritrovo. Grazie, grazie a te Giovanni. Bene, allora, Ninni. La risposta mi è stata suggerita perché stavo riflettendo sulla difficoltà di avere un sogno nel cassetto, intanto perché siamo tutti persone, diciamo, attempate, quindi abbiamo fatto tante cose, abbiamo vissuto tante cose ed è abbastanza complesso avere un sogno nel cassetto. Poi perché pensavo a queste cose che diceva Claudio sullo sport e oltre a essere un pessimo calciatore che viene fatto giocare solo per questioni, diciamo, di pubblicità nella nazionale attori e a cui, diciamo, l'allenatore, quando una volta mi arrivò una pallonata, una bomba addosso, e io misi un braccio e mi scusai, ho detto: mister, io mi spacco la faccia, cioè sono pure un'età, e lui mi ha detto: Brusche, non ti preoccupare, tu quando arriva con le palle te devi da levare. E quindi, diciamo, mi ha stroncato la mia seconda carriera sportiva. E poi, diciamo, professionalmente avere un sogno, oltre a essere difficile, è anche stupido, secondo me, nel senso che il nostro lavoro è fondato sull'assenza di aspettative, perché è un lavoro talmente bello che si vive esattamente nel momento in cui si fa, e quello è il momento più bello. Mi piacque molto una volta che una cosa che disse Paolo Sorrentino, e che Claudio può capire perché è uno scrittore, quando lo intervistarono per i suoi libri, non per i suoi film, lui disse: il momento più bello della storia di un libro è scriverlo e nullarlo, cioè non pensi, è proprio, me lo so perché è veramente meraviglioso, cioè mi mette davanti al computer una volta la macchina da scrivere e lì si realizza. Quindi non mi viene in mente questo sogno nel cassetto. Invece il mio amico Giovanni Giacoppo, che è un grande avvocato messinese, che è stato un fantastico consigliere d'amministrazione del Teatro di Messina, mi ha ricordato qual è veramente il mio sogno nel cassetto: e fare la rivoluzione. Di quello sono veramente convinto, ed è chiaro ed evidente che non sto parlando di una rivoluzione violenta, ma sto parlando di una vera rivoluzione, perché penso quasi tutto il mondo, ma il nostro paese ha bisogno urgente di una rivoluzione da parecchie decine di anni. La Sicilia avrebbe bisogno di una doppia rivoluzione, e soprattutto una rivoluzione culturale, perché noi siamo completamente bloccati e blindati, una patinatura generalizzata della storia, della nostra cultura, del nostro spettacolo, eccetera, che è sempre difficile superare, e bisogna essere rivoluzionari per superarla. Però per migliorare veramente le cose bisognerebbe rivoltare completamente. Allora, Laura Giacobbe dice: è più facile che Ninni abbia un cassetto nel sogno. Te cretina.
Comunque io, a parte la rivoluzione, senza offesa per la rivoluzione, però pensavo che il tuo sogno nel cassetto fosse fare il cantante. Allora, intanto questo qua è una cosa che è provocatoria, che sta dicendo Centina, di cui io mi sarei ovviamente vergognato, ma l'aveva anticipata Claudio, ed è vero, ma quello è come il gol in nazionale, no? Quello è un po' il sogno di tutti, quello di prendere un microfono e cantare davanti alla gente. Soprattutto il sogno è quello di riuscire a superare il terrore di farlo. E grazie a Centina e a Claudio, che aveva scritto quel testo bellissimo, sono riuscito a farlo. Adesso addirittura questo incosciente che sta accanto a me mi sta facendo lavorare un disco. Però la cosa stupenda è che intanto stiamo lavorando su dei testi che sono delle poesie del nostro grande amico Antonio Caldarella, il grande poeta siciliano anche lui, e quindi questo, perché lui ci ha lasciato più di 10 anni fa, e quindi me lo fa rivivere ovviamente con grande gioia. Però la cosa più bella anche qui è come quando si scrive, cioè è costruirlo. Cioè, i 2 giorni che ho passato tra ieri e oggi, che abbiamo appena cominciato, sono stati esaltanti, perché quando oggi siamo riusciti, non dico a chiudere, perché poi ci sono gli arrangiamenti, le cose eccetera, ma a mettere le parole sulla prima musica e a cantare tutta la canzone è veramente commovente, cioè non si può descrivere. Che bello, grazie. Stiamo spoilerando quindi una grande notizia, salutiamo anche Alfa Music. Sì, salutiamo Fabrizio Salvatore, Alessandro Guardia, i nostri discografici, Alfa Music, etichetta romana. Capito Claudio, c'ho pure il discografico, cioè non solo, cioè non è la cosa che poi pubblichiamo su Facebook, cioè è proprio un disco vero, è una cosa assurda. Sarebbe il si mette sul giradischi, si sente, fantastico. Sul giro faremo, spero che faremo anche il vinile. Facciamo anche il vinile, dai, qualche copia in vinile la facciamo, anche perché adesso sta ritornando di moda il vinile. Allora, ci sono qui altri commenti. Laura Giacobetti dice: ti aspetto sotto. Vabbè, basta, Laura, non li leggere più. Ti aspetto sotto. Giovanni Mineo, ciao Ninni. Saluta tutti a Palermo. Giovanni Mineo, ciao Giovanni, grazie. Allora, l'ultima domanda per oggi, per entrambi. No, comunque saluti a tutti da Palermo, perché era un po' strano Palermo, che io dovessi salutarsi tutti, scusate, a Palermo. Scusate, non so, questo magari... No, vabbè, più dettaglio. Scusa. Allora, infatti adesso ha ancora da Palermo, bene, grazie. Scusala Giovanni, non è una presentatrice. Sono un po' dislessica, scusate. Allora, Claudio e Ninni, per favore... diteci cosa potreste consigliare ai giovani talenti e anche ai meno giovani, perché secondo me c'è sempre tempo per fare tutto, non c'è un'età per fare tutto, c'è tutta la vita per fare quello che si vuole, non è mai troppo tardi. Cosa consigliate a tutte quelle persone che vogliono fare il vostro mestiere? Ai meno giovani e anche ai meno talentuosi, perché se hanno talento c'è poco da consigliare. Ma sai, se vogliono fare giornalisti, i consigli sono semplici: devi lavorare molto sulle domande invece che andare a cercare le risposte, e quindi devi imparare a non chiedere permesso, e devi imparare a tenere la schiena dritta, e a quel punto uscirà del buon giornalismo. Poi la scrittura, la qualità della scrittura, quella diciamo è mestiere. Però imparare a cercare le domande, cioè cercare di raccogliere quello che la gente vuole sapere e non magari quello che la persona che è di fronte ti vuole raccontare. Come scrittore devi imparare ad andartene fuori da te stesso. Devi decidere che non devi raccontare il tuo punto di vista, il tuo sguardo, la tua vita, la tua esperienza, la tua storia. Devi entrare nelle scarpe di un altro e camminare. Se sei un uomo, racconta una storia dal punto di vista di un bambino, di un vecchio, di una donna. Il mio nome è Caino, è la storia di un killer, io non faccio il killer. Mi diceva entrare nello sguardo di qualcuno che di mestiere fa questo mestiere e provare a immaginare, naturalmente è un viaggio, un rischio, un azzardo, una presunzione. Però se non c'è rischio, se non c'è azzardo, se non c'è presunzione, se non c'è viaggio, non c'è scrittura, c'è una fotografia sempre abbastanza
abbastanza pigra, abbastanza sbiadita di cosa ci stanno attorno. Per cui volete scrivere, non parlate. Poi ci arriverete a parlare del vostro punto di vista, ma andate a cercare altre storie, altri punti di vista. Entrate nell'animo, nell'esperienza, dentro le scarpe di persone lontanissime da voi. E costretti ad attingere alla risorsa fondamentale senza la quale non c'è scrittura, non c'è talento, che è la vostra fantasia e che anzitutto è capacità di rischiare. Ecco. Bene. Lini, invece, per quanto riguarda te? Ma io avrei esaudito questo compito pubblicando la serie di sublibro di scrittura manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, e dove ho detto delle cose che secondo me possono servire ai giovani che vogliono fare questo mestiere. Però ho anche scritto esplicitamente che, come un genitore non deve mai dare consigli a un figlio, parlo ovviamente dell'affrontare il lavoro anche all'interno di un ambiente, di un momento storico, di un momento di una situazione sociale, noi non possiamo dare delle dritte pratiche alle persone giovani, perché noi siamo cresciuti, abbiamo vissuto in un altro tempo e in un altro spazio e quindi in un altro mondo, ed è ridicolo, cioè, se voi pensate che, facendo l'esempio di quello che è il cinema, se voi pensate la differenza, il mio figlio che studia cinema è già è in grado di girare e montare 20 minuti di film. Ai nostri tempi, per fare 20 minuti di film bisognava comprare la pellicola, svilupparla, stamparla, montarla in uno studio di montaggio complicatissimo, con costi spaventosi. Era tutta un'altra cosa, cioè il percorso era completamente diverso. L'unica cosa che si può, oltre che l'esempio che si può fare ai giovani, è dargli dei consigli interiori, come quelli che ha appena elencato Claudio. Mi piaceva molto questo discorso sul punto di vista, e quello che io ho cercato proprio di dire in questo libro è che ce la si può fare da soli, perché la brutta abitudine del nostro paese, ma anche di tanti altri, soprattutto nel mondo dello spettacolo, è quello di attendersi o desiderare o cercare addirittura una protezione, un aiuto o qualcosa che ti faccia scalare una montagna facendoti saltare dei passaggi che invece sono fondamentali e che soprattutto sviliscono completamente anche la qualità del nostro lavoro. Il nostro lavoro, come tutti gli altri, anche chi fa l'avvocato, per dire, è un rischio enorme ed è quello che bisogna correre fino in fondo e bisogna farlo da solo, bisogna arrivare a una certa età avendo la consapevolezza di poter ringraziare tante persone che ci hanno aiutato, che ci sono state vicine, ma che hanno aiutato noi, che sono state vicine a noi, che hanno riconosciuto la nostra qualità e il senso di quello che stiamo facendo. Bene, grazie. Quanto mi metti a questo? Vediamo domani come vengono le prove e poi ti do un voto cumulativo. Quello mi terrorizza sempre. Oggi mi ha fatto cantare pure davanti a suo marito, è un maestro di piano, ormai vivo nel terrore. Bene. Ha di questi capelli bianchi, così. Esatto, bravo. E lunghi soprattutto, perché a certo punto si allungano pure. Allora, qui abbiamo altri commenti. Ciao compare Ninni, da parte di Francesco Ficarra. Ah, grande. Pensate che questo Francesco Ficarra è il figlio del mio compagno di banco della prima elementare. Poi Pat da Boston. Ciao Cetti, ciao Pat, grazie di guardarci. Bene, allora, credo che noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Siamo proprio nei tempi regolamentari. Quindi io vorrei tanto ringraziare Ninni e Claudio per aver accettato il mio invito. Grazie Claudio, grazie Ninni. È stato un privilegio e soprattutto anche il piacere di stare con voi, siete due amici preziosi. Speriamo di rivederci presto, prestissimo. Di toccarci. E passare esatto. Un po' di tempo insieme, di vederci veramente, veramente di nuovo insieme.
Allora, volevo anticiparvi un attimo, come faccio sempre ogni volta, gli ospiti della prossima puntata. Oggi come giorno, alla fine della messa giugno. Quando danno gli annunci esatto, di quello che esatto, succederà esatto. Nella settimana. Allora, la prossima settimana, il 19 giugno, avremo tre musicisti pazzeschi, due italiani e un messicano naturalizzato in America. Allora, uno è uno dei più, tra i più autorevoli pianisti di jazz in Italia e nel mondo. È inutile sprecare tante parole perché lo conoscete tutti, è un grandissimo. Lui si chiama Dado Moroni e sarà con noi la prossima settimana. Assieme a lui ci sarà uno tra i più autorevoli arrangiatori, ma dire arrangiatore è una parola piccola perché lui scrive per qualsiasi formazione orchestrale, big band, archi, musica pop, jazz, sinfonico, tutto. Lui è Paolo Silvestri. E poi avremo con noi uno degli esponenti più importanti del Latin Jazz nel mondo, un percussionista, un vibrafonista, insegnante al Berklee College of Music, mio carissimo amico, ed è Victor Mendoza. E quindi vi aspettiamo venerdì prossimo alle 18 sul mio canale Facebook Cettina Donato 2, mentre potrete rivedere la puntata di oggi tra qualche giorno sul canale YouTube di Fiorenza Gherardi De Candei. Inoltre, prima di chiudere, ci tenevo tanto a dire una cosa. Io sono sostenitrice di JazzSit, io sono una carissima amica di Luciano Vanni e vi chiedo di sostenere questa rivista, di sostenere l'editoria. JazzSit è stato pubblicato anche durante il periodo del lockdown e quindi dobbiamo fare in modo di sostenere l'editoria. Con 29 euro l'anno potrete avere questa rivista pazzesca di musica jazz a cui prendono parte giornalisti, critici di jazz, ci sono rubriche importantissime. Vi consiglio di fare l'abbonamento solidale a JazzSit. Bene, detto questo, grazie ancora Ninni, grazie ancora Claudio, siete sì, ci sono degli ascoltatori che scrivono, continuate, vi prego. Ah, aspettate, allora, Fabrizio Salvatore, ma che belli che siete, Rosario. Eccolo, Pano, continuate. È il nostro produttore, Claudio. Ciao Fabri. Non è un imbroglio. Giacomo Farina, grazie a voi. Stefano Marchese, Dado, sì, esatto, ci sarà Dado Moroni, yes. Dai Echet, bene. Allora, visto che dobbiamo continuare, facciamo una partita 3-7 online. Ci tenevo molto a sottolineare i commenti bellissimi, cioè gli input che hanno dato sia Claudio che Ninni, proprio per i consigli che sono per i giovani, ma sono appunto per tutte le età. Io alcuni li utilizzerò personalmente per me stessa, anche perché facciamo tutti quanti un lavoro creativo, ma non solo per la materia creativa, ma anche perché lo costruiamo tutti i giorni. Quindi quello che loro hanno detto e il fatto poi di lavorare con l'ignoto, no? Di costruirsi ogni giorno comunque il proprio lavoro, il proprio percorso, senza sapere esattamente per quale anno, come andrà, cosa sarà, cosa saremo, insomma. Quindi sono stati dei consigli di cui farò tesoro io stessa, quindi vi volevo ringraziare. Grazie. Salutiamo Greta Panettieri che ci dice ciao Greta. E anche Daria, sua sorella, che è una grande attrice. Sì, e anche Greta sarà nostra ospite fra qualche settimana. E Roberto Trimboli che ci saluta, ciao a tutti. Signore e signori, grazie di averci fatto compagnia. Speriamo, ma qui la trasmissione si è interrotta, non so perché. Va bene, Claudio. Ecco la Greta. Ciao Claudio. Ciao Fiore. Ciao Claudio. Grazie. Non ci sente più, non so perché, ma alla prossima, no? C'è stato un blocco, adesso vi trovo. Un saluto. Va bene. Ciao Claudio. Ciao ragazzi. Grazie. Alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao.